Torna il Torino Jazz Festival, la rassegna musicale è giunta alla sua quinta edizione, 10 giorni di appuntamenti dal 22 aprile al 1 maggio, ma facciamo un piccolo passo indietro, come nasce la rassegna? La rassegna nasce 5 anni fa per volontà dell'amministrazione cittadina, del sindaco Piero Fassino e dell'assessore alla cultura Maurizio Braccialarghe, inizia nel 2012, parte molto bene, poi nel 2013 sono stato chiamato io a dirigere il festival e da allora continuo ad essere il direttore artistico, un festival che è andato crescendo sia in termini quantitativi, addirittura quest'anno abbiamo una edizione lunga ben 10 giorni, sia in termini qualitativi, perché ormai siamo, come dire, un festival che traina creando nuove produzioni, avendo delle residenze di artisti, insomma uno dei festival più importanti d'Europa. Qual è il programma di quest'anno? Abbiamo il main stage in Piazza Castello, abbiamo tutta la parte ricchissima del fringe notturna in Piazza Vittorio e quest'anno la novità anche al Quadrilatero, la musica sul fiume, eccetera. Poi abbiamo la musica nei teatri, insomma diciamo la consueta articolazione. La novità è che abbiamo molte produzioni, una particolare attenzione al 30 aprile, celebreremo il 25 aprile anche in chiave jazz e soprattutto dialoghiamo molto con le altre arti, quindi per esempio teatro e jazz con Vinicio Marchioni e Francesco Cafiso che rifanno il Persecutore di Cortázar, danza e jazz, cinema e jazz con la presenza di Antonio Sanchez che suona dal vivo la colonna sonora di Birdman con il film al Cinema Massimo, l'arte contemporanea con la produzione di Battista Lena con una banda, grandi musicisti jazz e le pitture industriali di Pino Gallizio. Sono solo alcuni accenni, c'è veramente, e poi produzioni che mescolano anche generi diversi, comprese degli sconfinamenti verso il pop, pensiamo per esempio alla produzione Puz di Max Casacci, Daniele Mana e Emanuele Cisi, L'Incognito che chiuderanno il 1 maggio, Falzone che fa i Led Zeppelin, insomma c'è veramente di tutto. Un festival nazionale e internazionale? Assolutamente internazionale, perché intanto abbiamo delle esclusive come l'esclusiva europea di Antonio Sanchez che viene a fare Birdman appositamente da noi solo in questa occasione appunto, e poi per il tipo di produzioni, per il tipo di anche di molteplicità di approcci, il fatto che c'è un direttore artistico ma ci sono molti curatori fa sì che questo festival abbia tante anime, una ricchezza culturale che altri non hanno. Cosa deve fare il pubblico per partecipare, per vedere i concerti? Il 95% dei concerti è gratuito, quindi non deve fare niente se non arrivare per tempo, perché di solito c'è sempre tantissima gente, ovviamente in piazza c'è più spazio, nei locali del Fringe c'è sempre molta ressa, e poi invece per quei pochi concerti che sono a pagamento a prezzi molto calmierati, 5, 10, massimo 15 euro, conviene andare sul sito o su Viva Ticket e prenotarsi per tempo per rassicurarsi un posto in un festival molto frequentato. Il sito è? torinojazzfestival.it.